60 anni fa Livio Berruti vinse l'oro olimpico nei 200 metri a raccontare una delle più grandi imprese dello sport italiano e lo stesso ex campione azzurro Marco Franzelli. Il jukebox, il villaggio olimpico, il disco appena uscito di Elvis Presley. Berruti allo stadio che si prepara con i suoi occhiali, finale dei 200 metri, la versione inglese di O Sole Mio che si intitola Guarda caso, ora o mai più. Partenza valida, Berruti è scattato, è già in vantaggio. 21 anni, torinese, in curva Berruti fa il suo capolavoro. Per me la curva affrontata mi dà una soddisfazione quasi erotica, perché vincere la forza centrifuga mi dà la soddisfazione di esprimere al massimo le mie capacità, le mie forze. Di Berruti che ora viene incalzato da Carney. Berruti riesce a conservare il vantaggio. Berruti è medaglia d'oro. La medaglia d'oro è in banca. Berruti resta la maglia numero 596. Purtroppo la tuta me l'hanno rubata un mese dopo all'Arena di Milano mentre facevo una gara in un incontro internazionale di Italia-Francia. 60 anni dopo, tra Covid e mascherine, più forte il ricordo di un'altra epoca. Era un mondo molto diverso, molto più tranquillo, molto più umano, carico di umanità e carico di aspettative concrete e realizzabili. E la storia d'amore con la velocista Vilma Rudolph, sotto O Sole Mio di Roma 60. Pedro Almodóvar, protagonista.